Salve amici e bentornati sul canale. Io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione davvero grandissimo. Qualche aggiornamento di lettura. Oggi per me è il 2 maggio che sto registrando e dato che il tempo fa letteralmente schifo, ora sta uscendo un pochino di sole, sono restata a casa oggi pomeriggio, avevo altri programmi, progetti, ma è saltato tutto causa pioggia. Ho detto, un po' di tempo ce l'ho, voglio proprio mettermi qui tranquilla, tranquilla e registrare un video di aggiornamenti di lettura. E anche perché è inizio del nuovo mese, mi va di raccontarvi un po', ma più che libri che ho letto ad aprile, perché alla fine giriamo intorno sempre allo stesso libro perché è un mattone, i libri che ho iniziato da fine aprile e me li sto portando dietro poi per tutto maggio. E ve ne parlo velocemente. Prima di velocemente, mettetevi sempre comodi, tranquilli, fate le vostre cosine. Anzi, lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa fate generalmente quando guardate i miei video, se li ascoltate mentre fate le pulizie domestiche, se li ascoltate in auto, mentre guidate, magari ascoltate, i miei video, se, può capitare di guardarli proprio in relax, sul letto, sul divano. Fatemi sapere cosa fate, ecco, quando vedete i miei video. Ho detto una cavolata in macchina, non credo sia possibile. Sì, forse ascoltarli col telefonino, magari ascoltate. Magari a Audible sì, però i video YouTube non so se qualcuno li ascolta mentre guida. Fatemi sapere anche questo. Allora, intanto ringrazio tutti i nuovi iscritti. Pian piano sempre stiamo crescendo. Prima o poi farò un video un po' diverso dal solito. Ci sto pensando, insomma. Sto studiando la cosa proprio per ringraziare tutti gli iscritti. Iniziamo subito con la nostra chiacchierata librosa. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, lo dico adesso perché poi mi dimentico sempre alla fine del video. Iniziamo subito parlando dell'ottava vita per Brilka di Nino Aratishvili. Come potete capire, è un mattone. Il mese di aprile è stato un mese davvero molto pesante. Pesante in quanto ci sono state all'interno del mio nucleo familiare influenze di vario genere e di vario tipo che mi hanno preso molto tempo e quindi stando dietro alle bambine con influenze, eccetera, eccetera. Cose arretrate da fare in casa e fuori casa, si sono accumulate tante cose e quindi oltre questo io non sono riuscita a leggere altro. Ma negli ultimi giorni di aprile ho recuperato iniziando qualche lettura che dopo vi mostrerò. Intanto c'è parecchio da dire sull'ottava vita per Brilka. Io qualcosa vi dirò poi. Diciamo che farò un video proprio con tanto di spoiler quando terminerò questa mega gigantesca lettura, perché ora andare troppo nel dettaglio non mi sembra il caso, anche perché molti di voi lo stanno leggendo appunto con me sul gruppo Telegram Un salto tra i libri, molti sono curiosi di leggerlo, in tanti mi avete scritto sia sotto nei commenti che in privato che è una lettura che ha richiamato davvero molta attenzione, in tanti si sono così incuriositi perché è un libro che è stato nel 2022-2021 molto chiacchierato. Io mi aspettavo un po' di più, allora, non perché non mi stia piacendo o coinvolgendo, però non è proprio nelle mie corde un libro così, in quanto, allora, saga familiare. Ambientata dai primi del Novecento, insomma, in poi, sette generazioni di donne, donne forti, donne che hanno coraggio nell'affrontare la vita, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, ambientazione è la Georgia, la Russia, parte di alcune città europee. Abbiamo un quadro storico non delineato in maniera, cioè, scarabocchiato, come dire, accennato, sì, qualche evento
magari particolarmente rilevante viene messo all'interno del libro, però non si scende troppo nel dettaglio a livello storico. Se amate gli inciuci, chiamiamoli così, gli intrecci familiari, storie d'amore, storie di amicizia, intrecci di ogni tipo a livello sentimentale, allora è il libro che può fare per voi. C'è un pochino, ma neanche lo chiamerei realismo magico, perché ho letto altre cose dove c'è realismo magico. Io sapevo che questo, alcuni che l'avevano letto prima di me, dicevano che è un libro dove c'è, anch'io l'ho presentato così, un po' di realismo magico. Onestamente, non sono una di quelle lettrici dei libri sul realismo magico, ma qui c'è poco. L'unica caratteristica dove c'è un po' di magia è quella della cioccolata calda. Abbiamo questo capofamiglia, diciamo così, questo bisbisnonno di Brilka, che è l'ultima di tutta la generazione di queste sette donne, quindi bisbisnonno, che ha una ricetta magica segreta di una cioccolata calda. Però è una cioccolata calda che porta guai, non vado oltre. E, oltre questo, io di magia, ma insomma, non è che ce n'è molta. C'è molto sentimento, molto dolore, molta passione. A me ha ricordato, allora, sicuramente a livello televisivo, come fiction, come serie TV, funzionerebbe molto e mi piacerebbe anche vederlo. A livello di carta stampata, così lungo, io sono onesta, un po' ho faticato, diciamo, ad andare avanti. Anche perché non sono così amante di questi inciuci, diciamo, che ci sono, ecco. Però sicuramente è scritto bene, non ti annoia, essendo comunque così lungo, giri le pagine velocemente, non è una scrittura difficile da comprendere, scorre. Io lo consiglio perché è un libro che fa compagnia, però lo dico già, sicuramente non rientrerà tra i libri più belli letti nel 2023. Poi magari alla fine del libro cambierò idea. Compagnia mi fa compagnia. Però voglio arrivare al dunque e voglio terminarlo, perché poi ho altre letture che mi stanno aspettando. E queste letture mi danno proprio un'energia positiva che non vedo l'ora di tuffarmi. Io ho qui sempre la mia acqua, che mi aiuta ad andare avanti nel discorso. Ora passiamo a un altro libro che ho quasi terminato. L'ho iniziato gli ultimi giorni di aprile e penso che sono a metà, è piccolino, lo terminerò a breve. Questo lo leggeremo, è stato votato insieme ad un altro libro che dopo vi mostrerò. Questo mese due libri leggeremo per il nostro gruppo di lettura, il Fashion Book Club, che tengo fisicamente qui a Cortona, che mi sta dando molte soddisfazioni. Saluto tutte le ragazze, le signore che ne fanno parte. Come Daria di Ada D'Adamo. Se state seguendo, io un pochino lo seguo. Quest'anno avevo intenzione di leggere tutti, non tutti i candidati dall'inizio, ma man mano i vari candidati al premio Strega. Magari quando ci saranno i sei finalisti li leggerò tutti e sei, perché il tempo non ne ho a disposizione. Già vorrei leggere tutti quelli che ci sono adesso, che se non ricordo male sono in 12 adesso, credo, sì. E tra i vari finalisti c'è questo qui, dato che è piccolino, ma ci sono più libri quest'anno che sono brevi da leggere. E ho voluto prendere come Daria di Ada D'Adamo, che è un'autrice che è scomparsa, è venuta a mancare subito dopo. Io, se non ho capito male, ho sentito proprio che lei è venuta a mancare dopo che è stata candidata a questo prestigioso premio. Quindi, dopo un po' di giorni, lei è venuta purtroppo a mancare. Come Daria, una storia tremenda, dolorosissima. Sono arrivata alla metà, non riesco ad andare avanti perché lo trovo scritto bene, interessante, mette a fuoco benissimo i personaggi e ti fa proprio vivere queste emozioni intense che i personaggi vivono. Però
parla di un rapporto madre-figlia, ma è un rapporto molto doloroso in quanto la figlia di questa donna dalla nascita ha una malformazione molto grave a livello cerebrale. Quindi è disabile dalla nascita, per cui immaginate questa povera donna, la protagonista, ecco, del libro, che scopre così, non lo sapeva quando era in gravidanza, lo scopre quando nascerà questa bambina che è comunque disabile, cioè ha una fortissima, gravissima disabilità. E quindi l'autrice ci mette di fronte proprio alla gravità del problema dell'essere madre di un figlio o una figlia disabile. E veramente è doloroso, una cosa allucinante. Non solo, si parla anche di malattia, perché la protagonista, non faccio spoiler, però già dalle prime pagine si intuisce, scoprirà di avere un tumore. Quindi abbiamo doppio dolore, disabilità e malattia. Devastante. Io per carità lo sto leggendo con piacere perché è un libro scritto bene, una storia potente, però veramente è doloroso. Non so se vincerà o meno il premio Strega, a me sta piacendo, ve lo consiglio se cercate una storia davvero forte, intensa. Altro libro che leggeremo sempre per il nostro Fashion Book Club è questo qui, che ci tengo a parlarvene perché è scritto da Barbara Gori, che è proprio una signora che fa parte del nostro book club. Lei è un'insegnante di italiano, vive qui a Cortona, insegna, sì, italiano in un liceo, e casa editrice Albatros. Guardate che bella la copertina, fotografia fatta dal figlio. Se sentite piangere in maniera disperata, sono le mie bambine che giocano con mio marito di là e stanno facendo. Ogni volta che io faccio un video, loro proprio urlano, gridano, piangono, di tutto. Normale, normale, tutto normale. Allora, questo è un romanzo dove la nostra insegnante di italiano Barbara Gori si ispira a un fatto di cronaca. Vi leggo dietro così sono più precisa. Allora, intanto lei ha una passione per i borghi della Toscana, i borghi un po' dimenticati, diciamo così. Quindi lei, girando in questi borghi, ha avuto un'illuminazione e trovando questa storia realmente accaduta in questo borgo, lei l'ha voluta romanzare, ha chiesto i vari permessi e tutto, e ci ha scritto questo libro. Ispiratosi a un fatto di cronaca realmente accaduto, l'autrice delinea il personaggio rurale e umano della società contadina toscana nel secondo dopoguerra. Chi ha ucciso la bella Livia, il cui fantasma percorre ancora le strade di Togliano, ormai divenuto un borgo fantasma? La scrittrice ci conduce per mano, una mano leggera e rispettosa, ma dalla precisione chirurgica, nella quotidianità di quella ragazza e poi nella ricostruzione di uno dei primi processi mediatici, riflesso di un'Italia che sta cambiando. Quindi anche un po' storico, ovviamente, storico, attuale. E credo che ve ne parlerò in maniera più dettagliata qui sul canale, perché ho intenzione di intervistare appunto l'autrice e ne parlerò in maniera più dettagliata. Libro poi che non vedo l'ora di iniziare, questo ancora non l'ho iniziato, è Teoria e pratica di ogni cosa di Marisha Pesl. Finalmente qui tra le mie mani, Teoria e pratica di ogni cosa. Marisha Pesl, edito Bompiani. Questo libro è andato fuori catalogo, quindi subito l'ho acchiappato perché ho detto dovesse capitare che magari va nuovamente fuori catalogo, ce l'ho con me. L'ho preordinato e mi è arrivato con Amazon. Edito della Bompiani, Teoria e pratica di ogni cosa. È un libro stato chiacchieratissimo. Io adoro la scrittrice, il modo di scrivere, perché senza che ve lo sto a dire, ho letto Notte Americana che ho amato follemente, prima o poi lo rileggerò. Mi piace come scrive, mi piace come delinea i personaggi, mi piace un po' il mystery che utilizza. È un po' è un thriller letterario, è stato definito Teoria e pratica di ogni cosa, e forse anche qualcosa di thriller ce l'abbiamo qui in teoria, no, dicevo in Notte Americana. Forse anche qui abbiamo un po' di thriller letterario, perché dalla trama abbiamo Blue Van Meer, che ha 16 anni ed è la figlia talentuosa di Gareth,
un docente universitario bello ed erudito che la educa all'amore per la cultura. Dopo la morte della madre, in un incidente stradale 10 anni prima, i due vivono una vita solitaria e itinerante per gli Stati Uniti tra un college e l'altro, dove Garrett lavora come professore, insomma. Le cose cambiano quando Blue approda al liceo di Stockton, una piccola cittadina del North Carolina. L'incontro con la professoressa Anna, splendida ed enigmatica mentore di un gruppo di ragazzi dal piglio aristocratico, la apre finalmente al rapporto con i suoi coetanei. Non vado oltre. Anche qui, omicidi, thriller, giallo, mistero e poi il rapporto che questa ragazza ha con il padre, con questa professoressa e con i suoi, diciamo, colleghi di college, insomma, con gli altri studenti. È proprio nelle mie corde, non vedo l'ora di iniziarlo, sto aspettando di terminare questi altri due libricini perché dopo faccio troppa confusione. Terminati questi due libricini mi tuffo qui in Teoria e Pratica di Ogni Cosa, che leggeremo dal 15 maggio al 15 luglio, quindi ho tempo, mi sono voluta prendere 2 mesi di tempo e dare anche a voi 2 mesi perché comunque signori e signore sono più di 600 pagine, quindi prendiamocela con calma. Il video non sarà lunghissimo perché effettivamente vado cauta, vi ricordate la mia TBR? Ciao ciao, qualcosina ho rispettato, qualcosina è andata proprio fuori zoom, fuori TBR. Infatti girerò probabilmente un video, il mio fuori TBR, quindi mostrerò i libri che avevo messo in TBR che non ho letto, lo faremo. Siete pronti? Adesso vi farò vedere l'ennesimo mattone, perché tanto ormai ho capito 2023 è l'anno dei mattoni. Che sarà mai? Jane Eyre di Charlotte Bronte. Più di qualcuna di voi mi aveva scritto: vorrei leggere con te Jane Eyre. Io lo sto leggendo, sinceramente anche ascoltando, forse lo ascolterò più che leggerlo, farò un mix perché non ho tanto tempo, invece mi aiuta tantissimo in questo Audible. Jane Eyre di Charlotte Bronte. Io neanche vi so a dire la trama perché sono l'ultima, diciamo, arrivata alla festa, perché io proprio non so neanche tanto della trama, proprio sono completamente a digiuno della storia, di tutto, e mi voglio tuffare in questa avventura. Ci metterò un mese, due, tre, non mi interessa, intanto lo inizio, non ho scadenze, ecco, non mi veniva, però lo leggerò con Ilenia Zodiaco, quindi come procederò? So che Ilenia con il suo canale YouTube e su Instagram, insomma, parlerà di questi mattoni inglesi quest'anno e poi lei farà, non so se lo dividerà a tappe, non ricordo, mi devo un attimo informare. Leggeranno anche loro un libro ogni 2 mesi, quindi lo leggeranno maggio e giugno. Spero di farcela maggio e giugno, anche perché ho tutte queste altre letture, però queste spero di leggerle tutte per maggio. E dedicarmi a giugno a questa lettura qui. Jane Eyre, libro classicone di fine 800, storia d'amore, anche qui un po' di mystery, so questo, insomma. Sicuramente è un libro che mi ispira più l'autunno, ma dato il tempo ci sta tutto, perché stamattina quando l'ho iniziato il tempo faceva schifo, c'era anche la nebbia, quindi ho detto ok, Jane Eyre oggi ci sta, mi sta già piacendo. E su Audible è letto da un'attrice che poi vi dirò il nome, non mi viene, ma ce l'ho qui, ve lo dico. Allora andiamo su Audible in diretta. Allora, vi devo girare il video dei miei libri in lettura, è tutto. Alba Roarcher, non so, scritto così. Allora, lei, Alba Roarcher, la adoro, è una bravissima attrice, mi piace tantissimo, recita benissimo e ho visto da poco un suo film, Cena tra sconosciuti, dove c'è anche Giallini, insomma, vari attori, Mastrandrea, se non ricordo male. Bello quel film, ve lo consiglio, e lei mi piace molto, quindi
Diciamo che su Audible, se chi legge mi sa catturare con la sua voce l'attenzione, io vado con un treno e ascolto, altrimenti no. Purtroppo ci sono tanti libri che mi attraggono, ma appena vado a sentire la voce del lettore di turno, se non mi piace, purtroppo rimango a bocca asciutta e non vado avanti nell'ascolto. Quindi io ce l'ho in questa edizione qui, ce l'ho anche nell'altra edizione dell'edicola, quelle prima o poi ve le mostrerò, ne ho 7-8, magari vi girerò un video con queste edizioni dell'edicola, ne ho 8-10, quelle edizioni tutte decorate. A me ispira più questo, non so, io sarà che, ecco, ho letto Il Maestro e Margherita, sono scritte grandi, ci sono le illustrazioni internamente. Non so, io le preferisco, quindi sono quelle della Burr Deluxe, lo sapete, ve le ho mostrate più volte. Allora, quindi io spero di farcela, per cui maggio abbiamo queste letture qui, per giugno quindi avremo anche Teoria e Pratica di ogni cosa e Jane Eyre, però intanto mi porto avanti quando ho modo con queste altre letture qui, quindi vado con 1, 2, 3, 4, con 5 libri contemporaneamente, ma sapete, vi avevo già girato un video in merito sull'organizzazione. Diciamo che Jane Eyre e Teoria e Pratica di ogni cosa me li lascio un attimo, un secondo da parte. Forse Jane Eyre con l'ascolto un po' vado avanti, però voglio terminare i due libri piccini e ovviamente L'ottava vita. Questi sono i miei brevi ma intensi aggiornamenti di lettura e letture in corso. Questo video lo vedrete sabato. Io intanto vi mando un bacione davvero grandissimo e ci vediamo prestissimo per un nuovo video.